Aquino non è tornato al gol nell'ultima partita, però c'è stato un assist importante per Alessandro. Sì, beh, il gol fa sempre piacere farlo, però sono contento lo stesso, sia per la prestazione che era molto che non giocavo titolare tutta la partita. Sono contento per l'assist fatto da Alessandro. Peccato per il risultato che poteva essere diverso. Tre pareggi in altrettante partite, cosa vogliono dire? Qual è lo stato di salute del Campobasso? Ma diciamo che questi tre pareggi sono dovuti a un approccio sbagliato da parte nostra, altrimenti penso che il risultato sarebbe stato diverso se avessimo preso la partita in maniera giusta e diciamo come ci eravamo concentrati in settimana. Troverete un Monticelli arrabbiato perché con tutta probabilità perderà a tavolino la gara contro l'Olimpia Agnonese e verrà scavalcato in classifica proprio dai Granata. Sì, sicuramente, però noi facciamo la partita nostra e cerchiamo di riprenderci i 3 punti che mo è da un bel po' che non portiamo a casa. Si è parlato spesso del terreno di gioco, vi esprimerete nella prossima gara su un campo che ospita una società di Serie B, quindi ci sono anche tutti i presupposti per fare bene, oltre che le condizioni ideali per giocare a calcio. Sicuramente, però questo non deve essere un alibi, sì, mancherebbe, penso avete visto anche voi, il nostro campo cioè, non sta nella migliore delle condizioni, quindi non sempre la palla ha cioè, i rimbalzi giusti, quindi vedremo anche di esprimerci al meglio su un campo quello di Ascoli, che ospita una squadra di Serie B. Nelle ultime 6 giornate di campionato, a livello personale, lei che obiettivo si dà? Ma io l'obiettivo che mi do è più un obiettivo di squadra, quindi spero di riuscire a fare quanti più punti possibili e blindare, diciamo, questi playoff.